Mi capita spesso di andare in questi villaggi turistici in vacanza. Da ragazzino, cioè, andavo in un residence che c'aveva pure l'animazione. E mi ricordo che facevo le imitazioni di Sandro Ciotti, Sandro Pertini, tutti Sandro, pure io, vabbè. Ed ero bravo, ma bravo perché un ragazzino è bravo pure se non è bravo, però avevo questo istinto, no? Mi divertivo, tutti bravo. Poi quando cresci e fai l'attore di professione, quel tipo di riscontro non ce l'hai mai. E quando vai in queste situazioni in vacanza, tu vedi che i peggio esibizionisti ottengono un riscontro. Arriva quello che se leva la maglietta, oh, vedi che fisico quello, sta lì carico dei bianchi d'ovo, che... quello è un grande atleta. Grande atleta di che? Non respira, che è Mister Olimpia, è normale, è uno che ha fatto due flessioni, questo è forte, guarda quello, guarda il bucio di quella è una ballerina, ma è l'insegnante di Zumba, tutti i fenomeni, quell'altro che fa i schiacciati al beach volley, quello sta in Serie C di pallavolo. Serie C di pallavolo non te danno manca l'asciugamano, ma manco il phon, devi portare, sono tutti pelati perché non torni a casa con i capelli bagnati. Tutti i fenomeni. E tu chiaramente che fai un mestiere che magari tutti i giorni ti alleni, che stai lì, non riesci a dimostrare nulla. Perché che gli fai? Una rima? Che te fai? Cioè, che... uno sguardo? Gli fai uno sguardo, capito? Guarda, te piano per mio, per stronzo, per frocio, cioè, capito? Non vai? Gli fai un'intonazione, gli fai. Vorrei cortesemente un menù. Hai sentito quello come ha chiesto il menù? Quello è un attore, sa? Chi è? Non funziona. È un mestiere che non paga. Non solo. Se tu poi provi a raccontarlo in giro, sei finito. Se provi a dire, sai, faccio l'attore. Ah! E quando abbiamo il piacere di vederti in televisione, vai a spiegare teatro. Se tu fai l'attore e sei un minimo bravo, fatti i cazzi tua. Fai la tua vacanza, già è tanto che riesci a farla, sei fortunatissimo e ci vediamo a ottobre sul palcoscenico. Nel frattempo in vacanza stai all'angoletta e fatti i cazzi tua. Fidate.